una buona disposizione da parte di Becker, ma anche una ottima tenuta del campo da parte di Furlan. Questa partita inedita sulla terra tra Camporese ed Edberg, ci sono due giocatori che sono già incontrati due volte sui terreni sintetici. In entrambe le occasioni si è imposto lo svedese, la prima volta nel 91 a Stoccarda in due partite, in questa stagione ancora a Stoccarda è stato Stefan Edberg ad imporsi con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-5. Io ho parlato questa mattina con Omar Camporese. Intanto vedete una scheda riassuntiva su Stefan Edberg, numero 2 del mondo, ma credo che ormai i nostri appassionati, che sono tanti, che ci seguono da molto tempo, conoscono a memoria i dati anagrafici di Edberg. Vi dicevo, ho parlato con Omar, che si era allenato su uno dei campi secondari con il suo coach Infantino, e ho trovato un Camporese abbastanza fiducioso. Ha detto è ora di vincerlo, anche qualche match con Edberg, non soltanto di giocare bene. E ha detto che tutto dipenderà dalle condizioni del mio braccio, ancora insinuando che qualcosa non vada alla perfezione per quanto concerne le sue condizioni fisiche. Vediamo intanto inquadrato Stefan Edberg, che qui in questo torneo era accreditato della testa di serie numero 1, quindi ha passato il primo turno di diritto con un bye, poi ha sconfitto Jordi Arrese, tennista spagnolo, per 6-3, 6-3, e quindi ieri ha avuto la meglio sull'altro spagnolo, Francisco Clavet, con il punteggio di 6-3, 6-1. Due risultati direi abbastanza secchi contro due specialisti della terra battuta come Arrese e Clavet, soprattutto quello di ieri contro Clavet, ottenuto contro un giocatore anche molto molto caldo. Non ci sono dubbi, siano due risultati interessanti. Possono essere spiegati intanto col fatto che Edberg in assoluto è un giocatore che può giocare bene anche sulla terra battuta. Una finale di Parigi non è un risultato direi poi tanto da buttare via. La finale di Parigi, tra l'altro, con un break di vantaggio nel quinto set nei confronti di Michael Chang, quindi nel 1989 il fatto si è verificato. Intanto inquadrato Tony Picard, l'allenatore di Stefan Edberg, e vedete anche dietro persone che si proteggono giustamente con delle coperte. Ma adesso vediamo che cosa succede con Stefan Edberg al servizio nel primo dei quarti di finale contro Omar Camporese. Vi ricordo anche gli altri accoppiamenti dei quarti di finale dall'alto in basso del tabellone, mentre siamo sulla situazione di 15-0. Edberg Camporese, Aruiz contro Costa, Krajicek contro Stisch e Novacek contro Becker. Volle bassa di Edberg. Qui abbiamo rivisto una risposta comunque valida di Camporese. Molto distante dalla palla Camporese nella risposta, chiusa agevolmente di volo Edberg. Ha risposto bene questa volta Omar, ma la palla ha toccato il nastro sul servizio, quindi ancora primo servizio per lo svedese. Ed è un servizio vincente, tiene quindi a zero il primo turno di battuta Edberg, 1-0 nel primo set di questo quarto di finale. Donato Stefan Edberg, che ha tenuto agevolmente il servizio d'apertura sul nostro Omar Camporese. Camporese che adesso inaugura suoi turni di battuta. 0-15.
molto fermo Camporese dopo l'esecuzione del servizio. Gran dritto di Edberg per lo 0-30, una serie di 6 punti a 0 in favore dello svedese. Non sei più tanto sorpreso adesso perché Edberg abbia dato 2-7-0 in modo piuttosto semplice ad Arrese e Clavette, che pure sono specialisti della terra, perché indubbiamente sono queste palle con cui si gioca il torneo, sono palle che consentono a un giocatore che pure deve interpretare il gioco chiave assolutamente offensiva per avere un alto rendimento, ripeto, queste appunto sono palle che gli danno la possibilità di farlo e ne abbiamo visto già una dimostrazione proprio in apertura di partita. Sul nastro il dritto di Camporese, 15-40 e subito due palle break in favore di Stefan Edberg. Un Edberg che quest'anno non ha ancora vinto un torneo, ha ottenuto due finali, quella dell'Australian Open persa contro Jim Courier, poi quella di Stoccarda, dove invece è stato sconfitto in 4 partite da Goran Ivanisevic. Intanto Camporese è un po' disturbato dall'apertura degli ombrelli, perché sta ripiovendo qui sul centrale, anche se all'orizzonte, non vorrei essere troppo ottimista, ma mi sembra che stia un po' aprendo la situazione nel cielo. Gran dritto di Camporese, ha comunque costruito bene il punto in precedenza. 30-40, resta ancora una palla break in favore di Edberg. Ancora un dritto ad uscire a segno per Camporese, esce dalla prima situazione difficile 40 pari. Riesce a tenere profondo ancora il dritto Omar e dopo aver salvato due palle break adesso c'è la palla dell'uno pari. Pochi che sono rimasti sul campo centrale, quasi tutti gli altri spettatori se ne sono andati a mangiare qualcosa, immagino comunque al caldo dopo aver sofferto per il match di Becker. Dicevo, i pochi che sono rimasti sul campo centrale sono molto ben attrezzati, mi pare che abbiano delle coperte termiche, delle giacche a vento, ombrelli, eccetera. Sono pronti per la campagna di Russia. Prevedete che adesso piove con più decisione, mentre è annunciata anche una delegazione di pinguini qui sul centrale. Ha chiesto Camporese se era il caso di continuare all'avvio di sedia o se era prevista l'interruzione. Qui è fortunato, Omar lo aiuta il nastro. Tiene quindi il servizio dopo aver salvato due palle break, siamo uno pari ma siamo anche alla prima sospensione dell'incontro. Piove adesso in maniera decisa e quindi il giudice di sedia sospende il match sull'uno pari nel primo set. Forse troppo poco per azzardare un commento, Roberto? Un commento possiamo farlo sempre e comunque, forse avremo un maggiore rischio di essere smentiti. No, sicuramente Stefan Edberg ci ha chiarito immediatamente. Siamo in collegamento con il campo centrale del Rotenbaum Club di Amburgo, sembra
sventato il pericolo di pioggia, almeno per il momento. C'è anche un sole, seppur pallido, che ha fatto il suo ingresso sul centrale, quindi si può riprendere a giocare. Stefan Edberg e Omar Camporese hanno già fatto il loro palleggio preliminare, quindi si riprende nuovamente sul punteggio di 1-1 in questo primo quarto di finale del German Open, che si disputa appunto ad Amburgo. E quindi Stefan Edberg al servizio. Doppio fallo, 0-15. Grande risposta di Camporese, ha cercato di attaccare anche sulla seconda Edberg, è stato fulminato dal rovescio di Camporese, che rivediamo a tutto braccio. 0-30. Prima profonda questa volta di Edberg. 15-30. Sul nastro la risposta di Camporese, 30 pari. Piazzi 43. Rispondere per Camporese ai servizi molto profondi di Edberg, soprattutto perché Omar tende a rispondere d'incontro ammortizzando molto poco con le gambe, quindi deve avere un perfetto impatto con la palla, altrimenti le possibilità di metterla dentro sono molto più basse. Chiamata fuori servizio di Edberg. C'è la correzione però del giudice di sedia, prima che il giudice di andasse a controllare il segno l'ha chiamato al primo servizio. Ancora prima c'è stata la correzione di Camporese, che ha visto la palla nettamente buona. Ottimo servizio volley intanto di Edberg, che quindi tiene il servizio recuperando da 0-30, 2-1 in suo favore, primo set. Siamo alla fase finale dell'esecuzione della volley di Stefan Edberg, volley con cui ha tenuto il suo secondo turno di battuta. Finora non ci sono stati break, 2-1 in favore dello svedese. Un particolare che forse occorre sottolineare della palla mentre ha toccato terra, la palla ha subito una rotazione notevole, questo per effetto della grande frenata che in generale il rosso esercita al ribalzo. Viene avanti Edberg sulla seconda di Camporese, chiude in allungo. 0-15. Lapuzzini. Qui
vedete lo splendido movimento di gambe di Edberg, ecco qui ancora l'arresto o blocco di gambe, poi Edberg che è in una buonissima posizione sulla rete non ha difficoltà a chiudere con la voliera di diritto. Splendido rovescio, doveva essere un rovescio d'attacco, è stato un rovescio definitivo per Edberg, che rivediamo 0-30. Ecco qui lo svedese che ha preso immediatamente il rischio, appena Campresi dà la possibilità lo svedese gioca a tempi rapidi, molto offensivo, una conferma che sulla terra battuta, specialmente sulla terra battuta così rapida come quella tedesca, lo scandinavo può giocare un tennis fatto di seven volley. E abbiamo rivisto intanto il punto chiuso con facilità da Camporese per il 15-30. Riesce a tenere la palla molto profonda, praticamente sulla riga, Camporese, 30 pari. Ma qui forse abbiamo rivisto che la palla più che sulla riga era anche fuori dalla riga. Ma... comunque c'è una palla break per Edberg. Dopo l'errore di dritto di Camporese sul 30-40. Si salva Camporese con il dritto in corridoio di Edberg. Dare un'occhiata al segno senza peraltro protestare. 40 pari. Edberg era venuto avanti da una posizione di campo piuttosto lontana dalla rete, è stata la prima volée un po' approssimativa, era in condizioni di equilibrio precarie, lo svedese a concedere a Camporese la possibilità di sviluppare tutta la sua forza. Parità. Tolta fuori misura col rovescio l'italiano. Ci fanno vedere solo l'ultimo colpo, quindi ci fanno vedere solo la parte brutta di questo scambio. In realtà Omar aveva giocato benissimo fino alla conclusione del punto. Questo perché? Perché lascia rimbalzare la palla sempre una volta di troppo. In quella situazione di gioco avrebbe dovuto venire a giocare un colpo di volo e sicuramente non avrebbe avuto difficoltà. Thank you.
al salto. Qui sfonda con il dritto Camporese, parità. Intanto Roberto, commentando quanto hai detto prima, l'hai detto con un tono, come dire, e gliel'ho detto anch'io 2000 volte. Sì, in effetti quando abbiamo lavorato insieme al Centro di Viano, questo è successo per circa 3 anni, Camporese ha sempre dimostrato notevole facilità, però una certa disattitudine a venire ad incassare sulla rete quanto riuscì a produrre, specialmente con il dritto da tre quarti campo, e questo è il suo problema. Sicuramente lui è un giocatore lento, intanto adesso è ancora a vantaggio Camporese, però oltre ad essere lento direi che c'è un'attitudine mentale anche a non voler andare a incassare quanto è in grado di produrre. Qui chiude il volo, smash al volo. Due pari, primo set, quarto di finale del German Open di Amburgo. Un Omar Camporese che è arrivato sino qui ai quarti, sconfiggendo, come detto, al primo turno Alexander Mronz, tedesco, 6-4-6-2, poi Ivan Lendl 7-6-6-2, e quindi ieri il derby italiano Stefano Pescosolido con un duplice 6-4. Pescosolido che va sottolineato, giocatore in crescendo, e qui ha battuto due ottimi avversari come Goran Perpic, che solo lo scorso anno il croato era stato semifinalista qui, 3-6-6-2-6-4, e poi John McEnroe 7-6-1-6-6-4. Quindi comunque un ottimo torneo anche per Stefano Pescosolido, un giocatore che è la nuova realtà un po' del tennis. È larga la volley di Edberg, 0-30, stessa situazione del game precedente, del servizio precedente di Edberg. Tosvedese è partito dallo 0-30. La regia ha fatto un accenno di inquadratura dei piedi di Edberg, è un peccato che non abbiano fatto vedere completamente il movimento, perché si vede come lo svedese porti il piede destro in appoggio. Che avanza verso il piede sinistro per spingere, è un tipo di servizio che viene molto utilizzato dai giocatori che vengono avanti con il servizio. Intanto da interpretare il gesto precedente di Camporese, che si è toccato l'avambraccio. Comunque 15-30, da interpretare, visto anche quanto mi aveva detto a me proprio questa mattina, dipenderà dalla condizione del mio braccio. Intanto ancora un grande servizio volley di Edberg per il 30 pari. Servito profondo e centrale Edberg, leggendo una risposta un po' approssimativa Camporese, mentre qui la regia ci offre anche un'immagine diversa. Sta sorvolando il centrale in questo momento, mentre Edberg serve su 40-30. Altro sgrullone d'acqua, altri ombrelli che si aprono. Edberg è andato a dire all'arbitro, guarda che adesso sta piovendo. In effetti c'è un nuvolone nero proprio sul centrale, anche se vedete da questa inquadratura, vedete anche le nostre postazioni, che è uno squarcio di cielo azzurro ogni tanto si trova anche qui ad Amburgo. Thank you.
largo il dritto di Camporese. Parità. Era buono. Anche se il giudice di linea ha chiamato no, è stato Edberg stesso a... Molto onestamente, ma d'altronde abbiamo sottolineato molte volte quella che è l'educazione non soltanto di Edberg, ma di un po' tutti i tennisti di scuola svedese. E fuori la risposta di Camporese. Avete visto? Ecco qui, vediamo. Vedete il piede destro che monta e come spinga. Bravissimo il regista che ci fa vedere questo atterraggio anche sul piede sinistro e la corsa verso la rete di Edberg. Beh, siamo stati fortunati questa volta. Davvero una ripresa molto tecnica questa. Ci vorrebbe adesso una ripresa del gioco di gambe sulla rete di Edberg. Edberg è un giocatore estremamente tecnico anche nel modo di spostarsi sul campo. Siamo a vantaggio Edberg, dicevo, col tipo di servizio così, con la palla che ha una parabola, una traiettoria piuttosto alta, Edberg riesce a togliere spesso il tempo alla risposta a Camporese. Ancora parità intanto. Questo quinto gioco del primo set, sostituzione di due pari. E non riesce a chiudere lo smatch, il pallonetto era molto buono quello di Camporese. Era un pallonetto ad uscire come traiettoria. Altra palla break, palla del 3-2 per il tennista italiano. Palla break seconda di servizio. La volée di Edberg, c'è quindi il break 3-2 per Camporese nel primo set. Dopo il cambio di campo sarà l'italiano a battere. C'è appena stato il break nel primo set, il primo break dell'incontro che porta Camporese in vantaggio 3-2. Sta piovendo però ancora sul centrale, vedete che si sono aperti praticamente tutti gli ombrelli e Camporese sta chiedendo qualcosa al giudice di sedia. Prende la borsa, se ne vanno ancora i tennisti. Altra interruzione. Questa volta sollecitata mi è sembrato proprio da Omar Camporese. E comunque ha ottenuto adesso il break che lo porta a condurre 3-2 in questo primo set, ma il match si ferma ancora una volta. Campo centrale del Rosenbaum Club di Amburgo per il primo quarto di finale. In campo Stefan Edberg ed Omar Camporese. I due giocatori sono in campo da 31 minuti. Tra alcune interruzioni, comunque una situazione decisamente favorevole al nostro tennista che in questo momento ottiene il secondo break in questo primo set. Quindi la situazione è di 5-2 in favore di Camporese su Stefan Edberg, che quindi ha ceduto per due volte il servizio, e dopo il cambio di campo sarà Camporese a servire per il primo set. Camporese che ha dimostrato di avere imparato ad addomesticare il servizio di Edberg. Alcune risposte ficcanti hanno messo in difficoltà lo svedese alla volée. Quindi da queste interruzioni pare proprio essere stato Camporese ad aver tratto i maggiori vantaggi, anche se così una interpretazione che poteva cercare di capire le due psicologie si sarebbe orientata verso una soluzione favorevole allo svedese, giocatore abbastanza freddo, abbastanza capace di staccarsi dalla partita. Camporese peraltro si è presentato in campo con una vistosa fasciatura al braccio destro. Vorrei che questa fosse una ipotesi di alibi in questo momento, per la verità
Omar ha giocato davvero bene, quindi tutto lascia ben sperare per il proseguimento di questa partita. Per il momento, in effetti, a parte il primo game dell'incontro in cui Edberg ha tenuto a zero il suo servizio, i primi sei punti consecutivi sono stati ottenuti a zero da Edberg, direi che Camporese stia giocando una ottima partita. Adesso sta servendo per il primo set in vantaggio 5-2. Noi. 15-0 con un Edberg che anche sulla seconda palla di Camporese ha preferito rimanere dietro. Due punti dal primo set. Bloccato in questo caso l'italiano sulla palla moderatamente corta, poi tanto corta non era quella di Edberg, d'approccio 30-15. Si è trattato infatti di una finta di attacco per la quale Camporese si è trovato sbilanciato in un tentativo di un eventuale recupero contro un rovescio di attacco, viceversa Edberg ha giocato la palla corta, quindi ha ottenuto il punto. Fuori questa risposta dello svedese, 40-15, ci sono dunque due set point a favore di Camporese. Giunge con i microfoni di effetto, con i microfoni di bordo campo, ma in questo momento c'è un vento particolarmente fastidioso sul centrale. Mentre intanto Omar Camporese si aggiudica il primo set in 35 minuti con il punteggio di 6-2, strappando due volte il servizio a Stefan Edberg. Roberto, uno Stefan Edberg che mi sembra stia attraversando un momento di confusione tattica, mi sembra che non stia trovando la chiave del match in questa precisa situazione. Aveva iniziato piuttosto bene, con le idee piuttosto chiare, seguendo il servizio a rete e seguendo anche la risposta a rete, però può essere che queste continue interruzioni, soprattutto il vento è sempre stato un nemico di Edberg, soprattutto nel lancio di palla del servizio, nella risposta, situazioni nelle quali il vento può incidere in maniera sostanziale. Non sembra accorgersi del vento invece Camporese, il quale adesso ha messo un'altra risposta notevolissima. 0-15 con Edberg al servizio nel primo game del secondo set. Ha cercato ancora una risposta aggressiva di dritto entrando nel campo Camporese, sbaglia però la misura, 15-15. Chiamato il fallo di piede da Edberg. È buono il pallonetto di Camporese, ha cercato, temendo forse l'attacco dell'italiano, di tenere profonda poi la palla a Edberg. 15-30.
miracolo di sensibilità da parte di Camporese in questo pallonetto. Senza piegarsi, solo con un'azione del polso, Omar è riuscito a depositare la palla sulla linea di fondo scavalcando lo svedese. Davvero una grande sensibilità, una grande delicatezza di tocco da parte del giocatore italiano. Nice, 30 pari, ancora una volta ha cercato di forzare lo scambio, in questo caso Omar. Una prima molto lavorata, in questo caso Edberg, prima risultata però lunga. Lungo il rovescio di Edberg, 30-40, palla break subito in apertura di secondo set. Un altro buon diritto giocato da Camporese che sta giocando di rimbalzo in modo incredibile. Fino a questo momento ha ottenuto ben 15 punti contro i 4 di Edberg. Spiccano i 5 dritti vincenti e le 5 risposte vincenti. Quindi un Camporese che conferma le sue grandissime doti di colpitore di rimbalzo. Qui mette dentro però un'ottima prima Edberg e salva così la palla break. Siamo 40 pari. Sul nastro la risposta dell'italiano. Taggio Edberg. Non riesce a rialzare la palla Camporese e dopo aver salvato una palla break, Edberg tiene il servizio d'apertura del secondo set. Camporese, un set a zero. Omar Camporese al servizio. Okay. Camporese che ha vinto il primo set su Stefan Edberg con il punteggio di 6-2. Ha avuto anche una palla break nel servizio d'apertura dell'avversario nel secondo set. Un Edberg che alla fine però è riuscito a tenere il suo turno di battuta. Camporese anche aggressivo adesso, 15-0. Ha dato seguito il giocatore italiano ad una serie di colpi molto profondi di rimbalzo, venendo avanti e venendo a conquistare un punto importante dal punto di vista della scelta tattica, nel senso che avevamo più volte sottolineato quanto Camporese tenda a non sfruttare completamente le sue capacità di colpire andando avanti a prendersi punti. Intanto Edberg viene molto bene dentro il campo con una risposta aggressiva di diritto, 15 pari. In effetti abbiamo detto prima dei 16 punti, sono diventati 16 punti ottenuti da Camporese con i colpi di rimbalzo. Questo è un dato che penalizza anche la solidità della seconda palla di Edberg. Edberg in questo momento ha un saldo
inferiore al 50% dei punti ottenuti con la seconda palla di servizio. Questo significa che la risposta di Camporese aggressiva sta facendo danni nella solidità del servizio dello svedese. 3-15 intanto, con un altro errore di Edberg. Era riuscito a entrare bene nel campo Camporese, però ha messo lungo suo colpo di volo. 30 pari. Tutto giusto questa volta lo schema del giocatore italiano, il quale però non è stato assistito da una uguale efficacia di esecuzione nella volée di diritto. E questo è un po' il risultato del fatto che Camporese ci vada troppo raramente a rete ad incassare i punti, quindi non abbia davvero la possibilità di allenarsi in quella zona di campo. Qui assegno con il dritto, Camporese. 40-30. Qui rivediamo la ripetizione del punto precedente. Ha visto Edberg che stava rientrando al centro. Mentre intanto ci inquadrano nuovamente la fasciatura all'avambraccio destro del nostro tennista. E attraverso sul nastro l'attacco di rovescio in back di Edberg. Tiene quindi il servizio Camporese. 1-0, secondo set. Gioca da 45 minuti. Posso? Molto bravo Camporese, non era facile perché ha dovuto effettuare un movimento di braccio molto molto rapido. Ha trovato anche un ottimo angolo. 0-15. Non abbiamo visto la risposta di Camporese, però dalla difficoltà con cui Edberg è riuscito a giocare la volée possiamo intuire quanto sia stata efficace la risposta, giocata questa volta di controllo, cioè senza cercare velocità, cercando solamente l'appoggio, cercando solamente di sfruttare la velocità della palla di servizio dello svedese. 15-15 15 pari. Abbiamo cercato un'altra risposta in back con il rovescio. Volta però troppo lunga. Ottima prima centrale di Edberg. 30-15. Questo rovescio in lungolinea che ha determinato la soluzione del punto a favore di Edberg. Camporese
aveva ormai perso il controllo delle operazioni. E questo è il rischio che può correre il giocatore italiano, che tende a spostarsi verso sinistra per giocare il diritto anomalo, il miglior suo colpo, e quindi lascia scoperta la zona di campo alla propria destra. Altro palleggio a ritmo sostenuto, stavolta conclusosi con l'errore di Edberg, 40-30. Servizio volè, eseguito alla perfezione da Edberg, che tiene quindi il servizio 2-1 in suo favore, secondo set. Un'immagine totale del centrale qui del circolo di Amburgo, Rotenbaum Club. E avete visto anche da queste immagini come finalmente il sole sembra più deciso nella sua presenza, più continuo, la sua presenza qui sul centrale. Sembra veramente scongiurato il pericolo di un'ulteriore interruzione. Ce ne sono già state due in questo match, che, di cui vi ricordo il punteggio: 6-2 Camporese primo set, 2-1 senza break Edberg nel secondo. È lunga la risposta di Edberg, 15-0. Ha provato due volte a forzare con il rovescio Camporese, la seconda risultata lunga, 15 pari. Di Camporese, attaccato abbastanza corto Edberg, 30-15. In effetti Edberg sembra aver ripreso coscienza, lucidità tattica, però questa volta l'attacco era davvero troppo corto. In effetti quando si va a rispondere contro la seconda palla si è già in una situazione di equilibrio precario, non si può anche chiedersi di giocare una palla profonda. Questo invece è un brutto errore di Camporese, perché è un diritto giocato dal centro del campo, dalla posizione che è più favorevole al nostro giocatore. 30 pari. Sto pallido solo all'orizzonte che lascia delle lunghe ombre sul campo, eh? Cambio, alla fine non controlla la volée Camporese. 30-40 e c'è una palla break per Stefan Edberg. Camporese era un po' in ritardo, ha cercato di, dico sulla rete, era un po' in ritardo, ha cercato di allungare il movimento della volée, ne è venuto fuori un rovescio al volo, ma completamente sbagliato. Gli resta però sul nastro la volée.
Roma, la palla break 40 pari. Si attacca bene con un back di rovescio, però. Bisogna vedere se si stufa prima Edberg di prendere la rete ad ogni punto o Camporese di tirare il passante, no? Questa cosa si può sempre vedere in due modi. In generale il giocatore che attacca molto alla fine riesce a far perdere la misura del passante. Per la verità Camporese è sempre molto disciplinato a farsi attaccare contro palle non troppo semplici. Intanto dalla palla break siamo passati a vantaggio Camporese. Una risposta non controllata da Edberg. Parità lungo il colpo da fondo di Camporese. Bitte etwas mehr Ruhe. Sulla riga il dritto di Camporese, si procura un'altra palla del due pari. Ecco qui la rivediamo, ancora un diritto giocato dal centro del campo e sta assumendo proporzioni davvero incredibili la solidità del giocatore italiano con i colpi di rimbalzo. 20 punti ottenuti in questo momento direttamente, il Camporese, 8 di suo bottino. E intanto Camporese, dopo aver dovuto salvare una palla break, tiene il servizio due pari, secondo set con, come vedete, il tennista italiano che ha vinto il primo, 6-2, poco più di mezz'ora di gioco. Facile per Edberg, 15-0. In queste condizioni di freddo anche la cioccolata può servire a scaldarsi. Abbiamo visto tutti spazi, intanto si scalda Camporese. Una grande risposta che rivediamo, dritto a tutto braccio, 15 pari. Grandissimo rovescio, fulminante anche in questo caso, 15-30. Ecco qui una volée incerta, una prima volée di Edberg incerta, gli è venuta piuttosto corta e Camporese l'ha fulminato con un proiettile di rovescio. Nel suo bottino anche 6 passanti, 8 diritti vincenti, 6 passanti e 6 risposte vincenti. Passanti diventano 7 a questo punto. Ecco qui risposta a mandare Edberg a giocare la volée difficile, poi il campo è aperto e allora il passante contro la volée di rovescio di Edberg. 15-40, due palle break, ma fatta la prima, splendida risposta di Camporese, c'è quindi il break 3-2 in favore dell'italiano che aveva già breccato nel primo set Edberg per la prima volta sulla situazione di due pari, adesso è
6-2, 3-2 e servizio, tutto in favore di Omar Camporese in questo primo quarto di finale del German Open. Vediamo la grandissima risposta di dritto incrociata di Omar Camporese, punto che gli ha dato il break in questo secondo set. Adesso Camporese al servizio, vantaggio 6-2, 3-2, vedete che si gioca esattamente da un'ora di gioco, vedete dall'ora ufficiale del torneo. Tutti i vantaggi possibili per il momento per Omar Camporese, che adesso deve solo cercare di tenere questa situazione. Certo non è facile contro un grande campione come Edberg, ma oggi sembra un Edberg non certo nella sua miglior giornata. Ancora un grandissimo pallonetto di Camporese ed è il secondo tra Tarato e questo pallonetto. Sembra normalizzato Camporese. No, in effetti al di là della cattiva giornata di Edberg è sempre difficile riuscire a stabilire se Edberg che gioca male o Camporese che invece sta fornendo una prestazione entusiasmante. Però per la verità, guardando i tabellini, Camporese fino a questo momento ha ottenuto 24 punti vincenti con i colpi di rimbalzo e 12 punti di volo, 36 punti vincenti in una giornata dove ha ottenuto relativamente poco della propria battuta, solo 8 punti, quindi direi che al di là di quelli che sono i demeriti di Edberg è proprio Omar che sta giocando davvero bene. Sì, credo che su questo non ci sia alcun dubbio. Camporese sta dando una prestazione quasi esaltante. Adesso siamo 30-0. Largo questo rovescio di Camporese, 30-15. Incrociato i colpi sia di dritto che di rovescio. 30 pari. Un Edberg che non può più cercare di contenere l'avversario, deve essere lui a cercare di mantenere il controllo del gioco. Ha visto che la tattica di contenimento nei confronti di Camporese è una tattica molto difficile. Quindi deve cercare di accelerare anche in fase di palleggio, non solo cercando la rete con notevole insistenza, per riuscire ad evitare i terrificanti colpi di rimbalzo del giocatore italiano. Edberg e Roberto che sta disputando, se non erro, il primo torneo da quando è un uomo sposato, che ha delle responsabilità familiari in più. Credo che non ci siano dei problemi economici alla base di questo discorso. No, evidentemente Edberg è un uomo sensibile, sicuramente può essersi distratto più al di là di quelle che possono essere altre implicazioni di una scelta di vita. Quindi sicuramente la sua concentrazione non è al 100%. Per la verità, appunto, in questo torneo, alla ripresa, non lo possiamo giudicare sulla persona. Sicuramente no, però si può giudicare un ottimo Omar Camporese che tiene il servizio, adesso è 6-2, 4-2 in suo favore. Roberto, in quanti credi che oggi abbiano dato Camporese vincente? Qui nella sala stampa del torneo, nel concorso pronostici dei giornalisti, il match del giorno era proprio Edberg Camporese. Non lo so, perché io non faccio mai il concorso pronostici, ma comunque non lo so, immagino che in questa partita prendere Camporese come favorito può essere una scelta per tirare in porta. Però un rovescio strepitoso quello di Omar, in questo caso Longoline. Adesso lo rivediamo perché merita veramente. Attacco abbastanza profondo di Edberg, questa volta si piega molto bene Camporese, è una cosa che non gli vediamo fare
davvero troppo spesso, perché Omar preferisce affidarsi alle grandi qualità del polso, alle grandi qualità di sensibilità. Questa volta si piega giustamente perché la palla di Edberg era molto bassa e va un proiettile. Questa volta non riesce però a contenere la discesa a rete dello svedese e quindi ci pare. Il rovescio di Camporese 30-15. Ha lavorato molto di più adesso il servizio, anche la prima palla, Edberg che adesso è anche fortunato, aiutato dal nastro. 40-15. Sì, non abbiamo il rilevatore di velocità in questo torneo. Comunque, per quelle che sono le sensazioni, per quelle che sono anche le traiettorie che possiamo vedere, sicuramente Edberg cerca di evitare le qualità di incontrista del suo avversario facendo descrivere la propria palla di servizio delle parabole molto alte. Tiene qui il servizio Edberg, quindi Camporese ancora in vantaggio per 4-3 in questo secondo set, e sarà proprio Camporese a servire dopo il cambio di campo. Qui c'è la ripetizione del servizio di Stefan Edberg che conferma quanto stavamo dicendo, abbiamo visto proprio lavorare molto la palla. Questa era una prima palla. Ha più problemi adesso nella ribattuta, anche perché Edberg sta cercando quanto più possibile di dargli una palla che rimbalzi molto per avere poi l'opportunità di prendere più tempo sulla rete, più spazio nel campo, ma soprattutto che la risposta di Camporese sia difficilmente controllabile e quindi più alta, che facilita poi il gioco a rete di Edberg. Comunque Camporese al servizio, 6-2, 4-3 in suo favore. Noi. 15-0. Questa è la fase finale dello scambio. Camporese ha ormai perso troppo campo per sperare di risolvere a proprio favore lo scambio. Camporese è comunque un giocatore che ama soprattutto mantenere il controllo del gioco, è molto meno efficace e se ne rende conto quando è costretto a giocare lontano dalla linea di fondo per contenere le sortite offensive dell'avversario. 15-30. Sì, Camporese deve fare attenzione a non dar spazio ad un ritorno di Edberg. Vedete che le bandiere svedesi non servono soltanto da vessillo in questo caso, possono anche aiutare contro il freddo. Lungo il dritto di Edberg. 30 pari.
più con lo strano rimbalzo, la palla ha rimbalzato proprio su questo servizio di Camporese. 40-30, palla del 5-3 per l'italiano. Guardate quanto il vento possa disturbare i protagonisti. Einstein. Qui è rischiato l'attacco Edberg in questo caso. Non era né profondo, soprattutto aveva lasciato una buona fetta di campo a Camporese. Comunque è rimasto sul nastro il passante 40 pari. Sì, è vero, in effetti questo attacco si sarebbe proposto ad un facile passante da parte di Camporese e il fatto che abbia sbagliato questo colpo non è un buon sintomo. C'è qualche segno di nervosismo in questo gioco, almeno due errori che potevano essere evitati da parte di Camporese. Camporese anche in passato ha fornito qualche prova di non essere capace di interpretare la parte del protagonista. Comunque questo si scusa soprattutto nei confronti di Stefan Edberg, che è numero 2 del mondo e giocatore contro il quale ovviamente si paga un certo rispetto. Palla break alla fine di questo scambio spettacolare, un Edberg che, sottolineo, sta lottando molto, sta cercando di rimanere aggrappato il più possibile a questo match. Qui vedete Camporese che arriva, anche se distante dalla palla, cerca di salvarsi in scivolata, però nettamente in corridoio. Palla break, palla del 4 pari questo secondo set. Camporese continua a essere disturbato da tutti questi foglietti di carta che entrano sul campo per il vento. Qui c'è stata un'ottima prima, perché Camporese Edberg si è stato salvato sulla risposta, terminata sulla riga. C'è quindi il break 4 pari, poi l'ilarità del pubblico era dovuta al fatto che Edberg, come rivedrete qui da questo replay, vedete che alza le braccia al cielo. 4 pari quindi, mentre Omar ha qualcosa da dire all'arbitro. È una buona opportunità questa sfumata, Roberto, andata a servire sul 4-3, una palla del 5-3 in vantaggio di un set. Adesso è una partita che si riapre, anche se porta sempre l'impronta di Omar Camporese. Ci sono dubbi che porti l'impronta di Omar Camporese, ma anche questa discussione, che è assolutamente ininfluente ai fini della partita, perché oramai il punto è già stato aggiudicato e il giudice di sedia non ha dato nessuna dimostrazione di voler andare a vedere il segno. Proprio il giudice di sedia Heinz Grüter non è un arbitro professionista, non è di quelli perlomeno che conosciamo. Noi conosciamo bene Rudi Berger tra gli arbitri professionisti tedeschi. Adesso qui ci fanno rivedere, ecco, probabilmente il rovescio di Edberg sarebbe destinato ad andare fuori dal campo, ma il net lo corregge in campo, lo corregge sulla linea, perlomeno abbiamo avuto questo tipo di sensazione, e quindi Camporese perde una occasione. I giochi sono adesso 4 pari, è tutto da rifare, si può dire, in questa seconda partita, con un Edberg che non vuol perdere, un Edberg che è rimasto aggrappato alla partita, che sta lottando con umiltà. Questo è anche un segnale del campione. Ci sono comunque le palle nuove per Stefan Edberg al servizio. Un piccolo vantaggio in più per Edberg, che forse non è poi neanche così tanto piccolo. Entra benissimo nel campo Camporese. 15-0. 0-15 con Edberg al servizio. Qui rivediamo che alza leggermente la traiettoria Edberg, accorcia
così il colpo permette a Camporese di entrare e di chiudere con il dritto. Kepler aveva alzato la traiettoria nel tentativo di avere il tempo di rientrare al centro del campo, però il suo colpo è rimasto un po' troppo corto e su questo si è avventato Camporese, che è riuscito a giocare la sua migliore angolazione, che è il diritto anomalo. Ha cercato una risposta di contenimento Camporese su Edberg, che avanzava sulla seconda. Sì, ha cercato una risposta di contenimento, però si è mosso molto male, ha cercato male la palla con le gambe e non può sempre risolvere tutto con il suo polso miracoloso, ma non può sempre fare tutto. 30-15, un'altra risposta lunga. Bellissima esecuzione del serve and volley da parte di Edberg, 40-15. Ecco qua, servizio in fuori da parte di Edberg e poi presa della rete. Questa volta non è stato molto pulito il movimento delle gambe, però aveva la palla addosso lo svedese, quindi ha dovuto fare spazio alla palla per riuscire a giocare una volley efficace. Parti della riga e segnala che secondo il suo giudizio la palla è fuori. Comunque 6-2 Camporese primo set, 5-4 Edberg nel secondo. Ma il Camporese inquadrato sta attraversando un momento difficile, era in vantaggio di un break nel secondo set, adesso serve per rimanere questa seconda partita sul 5-4 Edberg. Sembrava una partita, non dico conclusa, ma comunque ben opzionata da Camporese, che adesso resta sì in vantaggio di un set, ma in una situazione molto più complicata di quanto non lo fosse qualche minuto fa. 15-0. Avete visto il gesto di Edberg, che ha fatto segno che la palla si è spostata nel momento in cui lui colpiva. Un po' tardi con le gambe Edberg. Avete visto Edberg come abbia mimato il gioco di piedi che sarebbe stato necessario per arrivare a giocare una volley in una miglior posizione? Di solito gli riesce, infatti Edberg è il giocatore che deve essere preso ad esempio per come cerca la palla soprattutto sulla rete e anche per come risponde di rovescio. Avete visto ad esempio caratteristica tecnica del giocatore svedese. 30-15 ancora per Camporese in questo gioco. Camporese che non deve scendere di spinta, deve mantenersi su ritmi alti, proprio perché il suo tennis diventa efficace solo se mantiene il controllo del gioco. Dal servizio Camporese, tutto spostato verso sinistra,
bruciato destra. Largo e rovescio di Edberg, 40-30, palla del 5 pari per il tennista italiano. In rete la risposta di Edberg, che tiene il servizio seppur a fatica Camporese, 5 pari, secondo set con Camporese in vantaggio per un set a 0. Quindi vediamo l'errore, il minimo gesto di rabbia, forse il massimo che ci si può attendere da Edberg. Doppio fallo 0-15. È il terzo doppio fallo di Edberg nel corso del match, perché non ha questi ultimi 3-4 punti, non ha dimostrato grandissima lucidità, ha perso un po' il filo del... lo riprende immediatamente in questo, con questo servizio vincente che pareggia il precedente doppio fallo. Ecco qui come succede la ragazzina, come succede nel baseball in America, la ragazzina si è tenuta la palla. Sì, quindi Norma non può farlo, perché ha un certo numero di palle per giocare, non si può mettere in campo una palla nuova perché sarebbe troppo diversa da quelle con cui si sta giocando. E credo che appena possibile cercheranno di recuperarla quella palla. Però un premio agli spettatori che stanno qui con questo freddo, tutto sommato, Massimo, potrebbero anche concedere, mettere, magari giocare con 12 palle per avere lo stesso grado di usura, in modo che se ne possono prendere anche 2-3. Quando succede che la palla va fuori dal campo, allora gli spettatori se la potrebbero anche tenere. Beh, oggi il premio per gli spettatori è comunque come quello che hanno gli amici di Telepiù 2, cioè di assistere a questo bel match fra Edberg e Camporese. Adesso siamo 30-15 con Edberg al servizio sul 5 pari del secondo set. Largo, il dritto incrociato di Edberg, 30 pari.
Fedberg non ha avuto il coraggio di smecciare, forse ha creduto che il pallonetto di Camporese fosse lungo. È un momento importantissimo perché se riuscite a convertire questa palla break, Camporese andrebbe poi a servire per il match. Ancora una volta Roberto, un pallonetto decisivo. Sì, Camporese si trova con la palla molto bassa, anche questa volta in effetti la volée di Edberg era con taglio sotto, la palla è rimasta bassa, Camporese, ripeto, arriva con la punta della racchetta e almeno per quattro volte in questa partita è riuscito a scavalcare Edberg a rete. Lo svedese è un giocatore che sopra la testa gioca molto bene e ha moltissima coordinazione, ha una buona presa della rete, quindi è un'impresa davvero notevole quella compiuta da Camporese. E qui Edberg conferma di coprire molto molto bene la rete. Cancella questa palla break. Vediamo la risposta di rovescio a tutto braccio di Camporese. Qui forse anche lo spazio per passare, tira un po' centrale addosso Edberg. 40 pari. Servizio vincente, palla del 6-5 per Stefan Edberg. Aveva risposto bene in un primo tempo Camporese, ma si è difeso benissimo a rete Edberg, che tiene il servizio dopo aver salvato una pericolosissima palla break. 6-5 in favore dello svedese nel secondo set. Dopo il cambio di campo, Camporese servirà per portare questa seconda partita sino al tie break. Ecco inquadrato Stefan Edberg. Edberg che sta giocando, come giustamente sottolineava prima Roberto Lombardi, con grande umiltà, grande disponibilità al sacrificio, a lottare, è riuscito a mantenersi prima attaccato alla partita, poi ha raggiunto Camporese nel secondo set. Adesso il tennista italiano è costretto a servire per trascinare, come detto, questa seconda partita sino al tie break sulla situazione 6-5 per lo svedese. La maggiore competitività dello svedese è anche sottolineata da un saldo superiore al 50% con la seconda palla di servizio, quindi un Edberg che ha imparato in qualche modo ad evitare la terrificante risposta di Camporese. La 15. 0-15, fuori misura con il rovescio Camporese. Quindici pari. Vede che ha mimato l'errore Edberg. Allora, anche in questo caso dovuto essersi piegato abbastanza con le gambe, raccomandazione che sempre viene fatta dai maestri delle scuole tennis, ma che forse in questo caso anche l'appoggio delle immagini dei grandi campioni. Nastro benevolo per Camporese, 30-15. Palla toccata il nastro. Ancora secondo servizio per Camporese.
Edberg ha giocato una palla che è tornata indietro, ha rimbalzato nel campo di Camporese, è tornata indietro per prova ovviamente, questo ha destato il grande interesse del pubblico. Ci sono alcuni colpi che destano veramente l'interesse del pubblico, la palla molto tagliata oppure lo smash, no? Colpo ed effetto. Tanto Camporese non arriva su questa palla molto bassa di Edberg, 30 pari. Ace 40-30, il secondo ace per Omar Camporese, anche il secondo ace dell'incontro perché Edberg non ne ha realizzati. E palla del 6 pari, di palla per il tie break Camporese, molto vicina alla riga questo servizio. Roberto fa segno che secondo lui la palla era buona, ma è stato neanche un accenno di protesta da parte di Camporese. Butta via il rovescio e anche l'opportunità, almeno la prima, del 6 pari e siamo 40 pari. Preso fulminante di Camporese. E qui abbiamo l'opportunità di rivedere ed è anche il dritto che gli concede un'altra palla del 6 pari. Molto lento a uscire dal movimento del servizio Camporese, ha servito una buona prima, però poi ha sbagliato il successivo dritto, ancora parità. Omar non è molto reattivo come giocatore, quindi in generale stenta molto a riprendere l'assetto, in modo particolare dopo il servizio, in modo particolare quando serve una palla con traiettoria alta, quindi un servizio per intendersi in termine tecnico lift, esce in una direzione diversa da quella della palla e quindi fa un po' fatica ad andare a riprendere il centro del campo. Non fa invece fatica a mettere a terzo ace, perlomeno non apparente fatica. E ancora vantaggio Camporese, quindi un'altra palla per il 6 pari. È in campo il dritto di Omar Camporese, quindi alla terza opportunità chiude il game 6 pari ed è tie break in questo secondo set. Ricordo che Camporese ha vinto il primo con il punteggio di 6-2. Servizio vincente. Adesso sarà però il turno di Camporese di servire due volte. Un altro approccio di rovescio di Edberg. Uno pari. C'era mai l'attacco sistematico da parte di Edberg contro la seconda palla di Camporese. Giustamente lo svedese tenta di accorciare i tempi, tenta di sfruttare le situazioni nelle quali Camporese denuncia le maggiori difficoltà, cioè la mancanza di agilità. Lungo il rovescio da fondo di Camporese, 2-1 Edberg con un punto di mini break. Si gioca come vedete da un'ora e 38 minuti.
Camporese contro Burcato. Wendling che avanzava, due pari. Questa volta Camporese ha intuito la direzione del servizio di Edberg, che è stato bravo a venire dentro il campo, lo avete visto con i piedi abbondantemente dentro la linea di fondo, quindi è riuscito a trovare un ottimo impatto. Questa è una risposta che viene definita a passo d'incontro. Camporese ha qualche difficoltà in generale proprio perché stenta con i piedi andare incontro alla palla. 3-2 Edberg, comunque lo svedese serve bene, viene avanti a prendersi un punto di volo. Due servizi Camporese. Cambia campo. Qui ci fanno rivedere il 13° punto ottenuto con il diritto da Camporese. Da sottolineare come abbia lavorato bene la prima palla di servizio, la palla che ha rimbalzato molto alta e ha poi costretto ad una risposta più approssimativa del solito Edberg. Servizio vincente. Visto che Edberg è andato a scalciare il segno. E siamo 4-3 Camporese. La palla è perfettamente buona. Edberg però avrà l'opportunità di servire due volte. Quattro pari. Tie break del secondo set con Camporese in vantaggio 7-0. Di Edberg, primo ace dello svedese, 5-4 in suo favore nel tie break. Ace con la seconda palla da parte di Edberg, però c'è stata un'ingenuità da parte di Camporese che si è spostato da destra per tirare il diritto. Questa è un'azione che di solito bisognerebbe farla quando si è nella parte sinistra del campo, più facile rientrare. A destra si è meno protetti contro un'eventuale rotazione esterna di slice. In effetti lo svedese ne ha prontamente approfittato. Sul nastro il rovescio di Camporese, 6-4 Edberg, che ci sono due set point per lo svedese. Lungo il dritto, 6-5, ma questo secondo set point Edberg potrà giocarlo sul suo servizio. Edberg si aggiudica il secondo set con il punteggio di 7-6.
7 punti a 5 il tie break, e quindi la decisione di questo primo quarto di finale affidata ancora una volta al terzo set. Bel replay di Stefan Edberg, vedete come carichi il dritto, questo molto arcuato. Vedete che ha appena conquistato il secondo set con il punteggio di 7-6, 7 punti a 5 il tie break. Un peccato per un Camporese che sta giocando benissimo questa partita, o meglio l'ha giocata bene sino al 4-3 in suo favore con un break di vantaggio nel secondo set. Il match è giocato perfettamente con i colpi da fondo campo, segnala Roberto Lombardi, 7-0, un break avanti sul 4-3 della seconda partita. Poi qualcosa è cambiato, forse più nella psicologia di Camporese che fattivamente nei colpi. Edberg molto umile, è rimasto agganciato alla partita, ha lottato e alla fine è riuscito a chiudere il secondo set al tie break. Quindi adesso siamo sulla situazione di un set pari 6-2 Camporese, 7-6 Edberg in questo primo quarto di finale della German Open. Corso di svolgimento ad Amburgo, al Rotenbaum Club. Vi ricordo gli altri quarti di finale: Aruis Costa, Krajicek Stich e Novacek contro Boris Becker. Adesso finalmente gli spettatori si sono sistemati sul centrale, Camporese può inaugurare la serie di servizi del terzo set. Si difende a rete Edberg, ma alla fine mette lungo, lo vuole di dritto. 15-0. Vedete che riesce a tenere bassa la palla Camporese, qui costretto a alzare la traiettoria Edberg e alla fine non controlla. 30-0. In corridoio il rovescio di Camporese, 30-15. Vedete che qui arriva male in allungo, anziché arrivare molto meglio a cercare di giocare il colpo, permette poi a Edberg questa soluzione decisamente comoda. Riesce finalmente a forzare nuovamente il dritto Camporese, 40-30, palla dell'1-0 in questo terzo set. Camporese. Ed è gioco Camporese di 1-0 in suo favore nel terzo set.
al primo piano per Omar Camporese, comunque protagonista di questo match. Camporese che sta offrendo una ottima prestazione, sceso proprio di concentrazione probabilmente nella fase conclusiva, e per lui poteva essere quella decisiva del secondo set, quando ha servito sul 4-3 in suo favore con un set anche di vantaggio. Quello era il momento di chiudere, ha avuto anche una palla del 5-3, poi qualcosa è cambiato, è perché è riuscito a riacciuffare il match, e adesso il tutto sarà deciso dalla terza partita, in cui Camporese è in vantaggio per 1-0 e andrà ora al servizio. Gioca da 1 ora e 51 minuti, mentre ritornano ancora minacciose delle nuvole decisamente scurette nei pressi del centrale qui del Rotenbaum Club di Amburgo. Risposta tutto braccio di dritto di Camporese, che però termina lunga, 15-0. Si lamentava Camporese di aver udito qualcosa, probabilmente il net, ma si è visto lo sguardo dell'arbitro che ha detto ma io non lo so. 30-0 con una volée seguita perfettamente da Edberg, neanche facile perché era una volée in allungo, anche con la palla che scendeva. Vedete come si piega benissimo, poi con il piatto corde sotto la palla, Edberg ammortizzato con i ginocchi il colpo. 30-0. Ace. Secondo ace per Edberg, che il primo lo aveva ottenuto con una seconda palla. 40-0. Para via malamente il rovescio Camporese. Tiene a zero il servizio Edberg, siamo 1-1 nel terzo set. Lungo il dritto di Camporese, 0-15. Questo di Edberg, che ha atteso la palla anziché cercare di incontrarla. Qui rivediamo sul passante di rovescio di Camporese, perché non era un passante impossibile, è rimasto troppo dietro Edberg, la palla poi gli termina sul nastro, 15-15. Centrarsi, 15-30. Stavolta il nastro aiuta Edberg. Ottima prima di Camporese, 30-30. Thank you.
fermato Omar. Petrelberg è andato a concludere di volo. L'impressione è che abbia ragione Camporese, che forse la palla era fuori. Il giudice di linea dice che è buona, ma onestamente anch'io ho avuto l'impressione che la palla fosse out. Adesso scende il giudice di sedia. Si è proprio fermato Camporese, che ha comunque eseguito il dritto. Ha chiuso facilmente a campo aperto di volo Edberg, ma in effetti la palla è sembrata fuori. Il giudice di sedia dice, continua a dire che la palla è buona. Ha sbagliato Camporese a fermarsi nell'esecuzione del colpo, adesso va a protestare. Ripeto, l'impressione che ho avuto io è che la palla fosse out. Try security, 30-40. Rivediamo. Palla sembra nettamente fuori, però vedete che qui Camporese fa l'errore di fermarsi praticamente. Ha ributtato di là un dritto, Edberg ha chiuso di volo e l'arbitro chiama il 30-40. C'è stata la conferma del giudice di linea, è sceso anche il giudice di sedia. Quindi attenzione, perché c'è una pericolosa palla break per Stefan Edberg. Direzione dell'arbitro, anche secondo il Cetta. Comunque c'è il break, 2-1 Edberg, terzo set. Nel terzo set il primo break, quindi che porta Edberg adesso a servire per il vantaggio 2-1. Un game però, Roberto, segnato da questa polemica di Camporese, che può anche, credo, averlo condizionato e condizionarlo comunque dal punto di vista nervoso. Io credo che sia un suo atteggiamento psicologico a determinare tutte queste situazioni. Purtroppo di Camporese abbiamo già avuto modo di magnificare le grandi doti di colpitore, però viceversa la sua lucidità quando il momento è delicato non è identica a quella che invece lui manifesta quando la situazione di punteggio non è critica. E nella situazione, nella discussione su una palla, su una situazione di gioco con la palla più o meno fuori, no, Camporese non aveva scelta, perché se si fosse fermato e avesse guardato il segno, comunque il giudice di sedia avrebbe detto che la palla era buona. Lui ha provato a giocare e alla fine ha perso il punto, ma comunque non aveva molte chance. Nel momento in cui sia il giudice di linea che poi il giudice di sedia confermano che la palla è buona per Edberg, non credo che da quella situazione avesse potuto estrarre più di quello che invece ha estratto, cioè nulla, insomma, in definitiva. Quello che spiace è che quando ha avuto la possibilità di chiudere la partita nel secondo set, intanto adesso straordinaria, questa volta molto bravo, fa il pallonetto e viene avanti a prendersi tutto. Ecco, quello che chiedo, dicevo, è che lui ha avuto la possibilità di uccidere il match nel secondo set e lì non è stato capace di mantenere il controllo del gioco. È ovvio che gioca contro il numero 2 del mondo, quindi questo può essere una cosa difficile. Però ecco, se c'è stata un'occasione in cui ha qualche cosa da incriminare, è questa. Tra 30-15 con un altro servizio vincente di Edberg. Lunga la risposta di rovescio di Camporese. 40-15, mentre abbiamo raggiunto le 2 ore di gioco. Anzi, 2 ore e un minuto in questo istante. Con una situazione che sta peggiorando per il tennista italiano.
grande risposta però questa volta. Ha tutto braccio. Buon peccati. 40-30. Spilletta. Servizio vincente di Edberg, 3-1 in suo favore, terzo set. Noi delle all change. Sì, indubbiamente il match è cambiato da 4-2 il secondo set a favore di Camporese. Edberg ha in tutto concesso solo una palla break. Fa molta meno fatica allo svedese a vincere il proprio servizio e questa è una fotografia della partita di come il match in bilico per un certo periodo nel secondo set sia in questo momento orientato a favore di Edberg, il quale ha avuto l'umiltà e la capacità di non uscire, di non farsi staccare troppo nel secondo set, è riuscito a venire fuori complice un passaggio a vuoto del giocatore italiano. Vai, 15 pari. Peter Rue. Peter. Dentro. Sembrassi. 15-30, un altro errore di Camporese. Questa volta c'è stato un cattivo rimbalzo, non sono tutti di Camporese demeriti. Comunque Camporese insomma, ha giocato una buona partita fino a questo momento. Ecco, non ha sfruttato fino a questo momento una buona occasione. 30 pari. È andato ancora avanti sulla seconda, aveva preso bene la rete ma non ha controllato la volée di rovescio. 40-30, palla del 2-3 per l'italiano. Il Camporese. E Camporese tiene il servizio 3-2, quindi Edberg nel terzo set con un break di vantaggio. Dopo il cambio di campo sarà lo svedese ad andare a servire. Qui la regia ci ripropone un replay di Omar Camporese, replay stretto. Lo sguardo che segue la palla di Omar. Tennista italiano che è indietro di un break nel terzo set, terza decisiva partita. Adesso è pronto a servire Stefan Edberg. Ha indugiato sul viso di Camporese il regista, sarebbe stato meglio per una valutazione tecnica che avesse indugiato più sull'esecuzione
è abbastanza interessante vedere come Camporese carichi molto bene la testa della racchetta, attui anche un ottimo svincolo di spalla. Sono termini un po' tecnici, però attraverso le immagini forse sarebbe stato più semplice riuscire a spiegare esattamente come sono i movimenti preparatori del nostro giocatore. Intanto 15-0 su servizio Edberg. Sembra che si è buttato a rete su questa seconda, si è fatto un po' infilare da Camporese. 15 pari. Massimo, mi pare però che ci sia da segnalare un progresso di Camporese nella risposta al servizio, non ci sono dubbi. Intanto nella posizione, avete visto Camporese almeno un metro e mezzo dentro la linea di fondo. Da quella situazione di campo, Omar è in grado tra l'altro di sfruttare il suo ottimo tempo sulla palla. Se rimanesse un po' più indietro sicuramente non avrebbe la stessa opportunità. 30-15 con un altro punto conquistato bene a rete di volo da Edberg. Altra buona prima ed è 40-15. Il corridoio, la risposta di Camporese, tiene il servizio per 4-2 in suo favore, terzo set. Questa è la situazione quando si gioca da 2 ore e 9 minuti. Brutto errore questa volta da parte di Camporese, che è rimasto completamente fermo, troppo di fronte, non ha avuto il tempo di caricarsi, ha perso il controllo del diritto. Cercato di rubare il tempo della risposta è perché poi mima l'errore. Avete visto il passo di danza di Edberg, ecco, questo è il tipico movimento dei piedi con cui lo svedese gioca il colpo di approccio con il rovescio. È un movimento che può essere giocato invece con l'appoggio sulla gamba sinistra, e comunque lo svedese, pur perdendo un tempo, facendo un passo in più in pratica, ha comunque una buona posizione sulla rete perché è molto rapido. 15-30 intanto. Un altro errore di Omar. E 15-40, ancora il dritto che ha tradito in questo caso Camporese, due palle break pericolosissime perché manderebbero sul 5-2 dopo il cambio di campo Edberg a servire per il match. Doppio fallo che nella maniera peggiore concede il secondo break in questo terzo set Camporese, quindi 5-2 Edberg, e come detto dopo il cambio di campo servirà per il match.
Eccolo qua, inquadrato Omar Camporese. Vedete in sovraimpressione la situazione. 6-2 per tennis italiano nel primo set, 7-6 per Edberg nel secondo, che adesso serve per il match sul 5-2. Si può già cominciare a dire peccato, credo, Roberto, perché ha avuto delle buone occasioni Camporese in questo match, ha avuto la situazione di 4-3 in servizio nel secondo set, una palla del 5-3, poi qualcosa è cambiato, ripeto, forse più mentalmente che altro, anche se poi mi sembra calato anche il rendimento fisico di Camporese. Contemporaneamente è salita l'incisività di Edberg con il proprio servizio. Camporese è stato ampiamente in partita, ovviamente in vantaggio direi, fino a che è riuscito con uno sbarramento, con lo sbarramento dei colpi di rimbalzo a mantenere lo svedese lontano dalla rete. Segnalo che Camporese fino a questo momento ha ottenuto 10 punti diretti con la risposta e ben 15 punti con il diritto, quindi ci sono dati incredibili nei confronti di Stefan Edberg. Poi quando ha perso l'occasione nel secondo set, contemporaneamente Edberg, il quale non ha mai smesso di lottare, di stare attaccato al proprio avversario, intanto Edberg credo cambi la racchetta, ha rotto una corda, dicevo, a un certo momento Edberg ha preso fiducia, ha preso più consistenza con i suoi attacchi e per Camporese si è spento un po' la luce. E peccato perché nel secondo set era molto vicino a portare a casa il match. E adesso c'è invece Stefan Edberg che serve per accedere in semifinale. 15-0. Servizio e volée 30-0. Servizio vincente 40-0, ci sono 3 match point per Stefan Edberg. Palle per essere il primo semifinalista qui del German Open, Panasonic German Open di Amburgo. È riuscito a portare a casa il match, ovvero sia Stefan Edberg. Noi chiudiamo qui il collegamento con Amburgo, con il campo centrale del Rotenbaum Club di Amburgo. Vedete sventolare la bandiera svedese, è il primo giocatore ad approdare in semifinale. E Stefan Edberg, un applauso comunque a Omar Camporese. Bene, l'appuntamento naturalmente con il grande tennis di Telepiù 2, con il German Open, è per domani. Per il momento i saluti da parte di Massimo Marianelli e Roberto Lombardi.